Ciao a tutte amiche ed amici del canale. Allora, oggi vi mostro i miei acquisti delle scarpe coi saldi. Allora, tra queste probabilmente c'è anche la scarpa che utilizzerò il giorno del matrimonio. Vediamo. Allora, praticamente sono stata da Pittarosso e ho preso quattro paio di scarpe perché inizialmente le volevo prendere solo due. Solo che mi piacevano, insomma, un altro paio, insomma, costavano, beh, vedete anche voi, già costavano 20 euro, quindi una stupidata, meno il 20%. Poi sono arrivata alla cassa e mi fa: se vuoi prenderne un quarto paio, quello più meno caro, insomma, lo paghi 1 euro. Quindi era praticamente d'obbligo comprarne un altro. Potevo comprare anche le borse, portafogli, ma portafoglio non mi serve. Le borse costavano un pochino carucce per i miei gusti. E poi comunque erano borse che posso prendere magari anche da Carpisa, anche più carine per modo di dire, ecco, e che costano molto meno. Allora vi faccio vedere, queste qui sono da Pittarosso, quindi non c'è nessuna marca in particolare. Io le volevo tantissimo queste scarpe qua già dallo scorso anno, però alla fine avevo preso quelle lì di Sergio Tacchini che vedete qua, perché non le ho ancora messe via. Quelle che ho su tutti i giorni, insomma, però mi hanno detto comunque ce l'ha anche mia sorella, non di questa marca ma di un'altra marca, però sono comodissime, quindi vabbè, e sono di questo violetto, però vedete, ecco, con la luce, vedete che effettino che fa, è bellissimo l'odore. E niente, è così. Poi queste, scusate, queste scarpine che sono dei sandaletti da usare praticamente un po' tutti i giorni, insomma, adesso sono fatte di vera pelle e sono fatte così, semplicissime, bianche, con questa striscia glitterata qui sopra. Vedete? Sono belle. E anche queste sono costate praticamente, ecco, 30 euro meno il 30% alla cassa. Poi delle scarpine. Poi tipo a volte mettono da Pittarello, mi siedo perché sono per terra, da Pittarello mettono, da Pittarosso insomma, tipo gli ultimi numeri al 50%, no? Questo non era tra quelli, mi sa, ma era solo del 10%, 35 euro meno il 10%. E quando mi servono tipo le scarpe da ginnastica, tipo l'anno scorso le ho trovate, quelle della Nike, però sono tipo da runner, insomma, sono per andare a camminare, non sono da usare magari di giorno o quando si va, insomma, a fare la spesa per stare comodo. No. E quest'anno non le ho trovate, però vabbè, ho trovato queste qui della Adidas e sono così. C'erano tantissime altre paia che mi piacevano, solo che io le preferisco leggermente bombate qua dietro perché a furia di camminare mi si strappa sempre qua in mezzo. E quindi ho scelto queste qui, che sono questo rosino pastello, e dentro sono fucsia. Sono bellissime. Stupende, le adoro. E poi queste scarpe che probabilmente saranno le scarpe del matrimonio, vediamo. Allora, queste le ho pagate 40 euro, sempre meno il 30%. Praticamente di 4 scarpe ho pagato tipo sugli 80 euro, quindi veramente pochissimo. Di Renato Balestra, sono delle zeppe semplici perché alla fine non hanno particolarità strane. Ho preso le zeppe perché comunque avendo ancora i piedi un pochino gonfi, non posso permettermi una scarpa alta dal tacco 12, uno perché uscirebbe tipo la caviglia che ho ancora un po' di ritenzione e quindi mi uscirebbe tipo il salsicciotto in parte la scarpa. E poi comunque tenendole per tutto il giorno, adesso devo ancora provarle perché comunque una sera di queste quando esco le provo. Per vedere se non mi fa male i piedi e se devo portare magari un altro paio di scarpe o comunque sono comode. Sono semplicissime. Ah, sono le zeppe, no, poi non sono neanche altissime, quindi penso che siano comode. Sono tutte così brillantinate argento, tutte argentate. E qui c'è il ciondolino RB, penso che ci sia scritto. Sì, RB di Renato Balestra. Sono carine, secondo me. Poi avendo il vestito lungo, cioè allora, ho un po' di vestiti perché alla fine io ho comprato un vestito, però poi
Non mi convinceva, quindi l'ho praticamente già utilizzato, era abbastanza corto, corto, arrivava alle ginocchia, insomma. L'ho utilizzato e allora vabbè, ho detto vabbè, lo uso io. Poi ne ho comprato un altro, praticamente di quelli corti davanti e più lunghi dietro. Poi nel mentre mia sorella ha ordinato su un sito 3-4 vestiti, insomma, me li ha fatti provare, mi sono un po' più comodi, quindi vabbè, ho qua 10.000 vestiti, praticamente il giorno del matrimonio deciderò cosa mettere. E comunque vabbè, sono comunque sul blu, quindi l'argento va benissimo, penso. Niente, spero che vi siano piaciute, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!